Ed Sheeran con Don't su Radio Re 9, mezzogiorno e 10 minuti. Come vi ho preannunciato all'inizio del nostro programma, sono molto contenta e lieta di avere qui ospite su Radio Re 9 il presidente della Riserva Naturale Sentina, Sandro Rocchetti. Benvenuto. Buongiorno. Ben ritrovato. Allora, noi stavamo facendo anche due chiacchiere un po' così a microfono spento, mi stava spiegando il presidente Rocchetti di che cosa si tratta, perché io, non essendo del posto, ormai lo sto dicendo a tutti gli ospiti che stanno venendo con me in onda, amo fare delle domande per capire anche dove sono venuta a vivere e quali sono, no, le cose che mi circondano. Parco, riserva, c'è una grande differenza, ne stavamo parlando appunto, riserva naturale della Sentina. Allora, vogliamo ripetere, sì, insomma, cosa siete riusciti a fare negli anni? Siete riusciti a ripristinare, insomma, un po' tutta questa riserva, questa situazione proprio a livello territoriale? Una cosa molto bella. Sì, diciamo, questa riserva nasce dal punto di vista legale nel 2004 con legge regionale e prende le sue origini da un preesistente SIC, sito di interesse comunitario, e di una ZPS, una zona di protezione speciale per la migrazione degli uccelli, sì, perché questa anticamente è sempre stata una zona umida per le sue caratteristiche geomorfologiche, come Foce del Tronto, altre caratteristiche, praticamente sia nei momenti in cui il fiume debordava, sì, sia nei momenti in cui il mare per le mareggiate entrava dentro, si creavano queste zone umide che le hanno dato nei secoli la sua caratteristica. Come le dicevo, negli anni 70 la zona umida è stata debellata, è stata tolta per motivi edilizi. Volevano edificare, cioè per completare il lungomare. Questo fortunatamente non è avvenuto per motivi diversi sui quali adesso è inutile stare. Perché non tutti i mali vengono per nuocere. Tutti i mali vengono per nuocere. Per cui successivamente, con mareggiate e compagnia bella, la zona umida era stata riabbozzata. Il mondo ambientalista san benedettese, le amministrazioni comunali che si sono succedute, hanno preso la palla al balzo per ripristinare la zona umida e è stato fatto un progetto per concorrere ai fondi dell'Unione Europea. Questo, sì, progetto è stato finanziato e grazie a questo progetto dell'Unione Europea, cioè senza togliere una lira ai cittadini di San Benedetto, eccetera, eccetera, è stata ripristinata la zona umida in maniera più moderna, più razionale. E diciamo, questa zona umida che significa? Significa ripristinare la zona umida, significa dare alloggio, tra virgolette, all'avifauna migratoria che ha bisogno, tra il Gargano e il Delta del Po, di un posto umido nel quale, di una, sì, stazione di servizio, chiamiamola così, nella quale riposarsi, eccetera, alla bisogna, e anche alla avifauna stanziale, mm-hmm, non so, per diciamo, vivere in una zona che le è congeniale. E questo, nonostante il ripristino sia avvenuto solo da qualche anno, ha funzionato in maniera eccellente. E siamo felicissimi di questo. La natura va, non so come, insomma, va alimentata, va aiutata, perché la stiamo, purtroppo sul pianeta la stiamo distruggendo, per cui quando si vengono a creare delle situazioni, cioè, viene data poi la possibilità per curarle meglio ancora. Mi diceva, quindi, sono state ripristinate delle specie di piante e anche, sì, di animali, no? Che ora, sì, ormai, insomma, vivono lì. Sì, sì, con diciamo, l'abbattimento della zona umida, anche delle piante, dei vegetali e degli animali che erano caratteristici di questa zona umida sono naturalmente scomparsi, certo, perché hanno caratteristiche biologiche tali per cui se ci sono le condizioni proliferano e molto, pure molto bene. Se queste condizioni vengono meno, si annullano. Certo. Ecco, allora noi diciamo, un po' per fortuna, perché abbiamo ritrovato delle piante in zona, un po' anche grazie alla passione di molti zoologi e di molti botanici, diciamo, queste piante le abbiamo
riprese in giro e le Sì. abbiamo riportate in sentina. E queste hanno cominciato da subito a propagarsi, A crescere, quindi a a crescere, a fiorire, a rifare bello. altre piantine, e cioè abbiamo ripristinato la variabilità genetica, cioè quello a cui oggi si aspira, Sì, infatti, insomma, di cioè, proteggere determinati tipi di animali e anche di piante, no? eccetera. L'esempio più carino, più eclatante, è quello della Sì. tartaruga palustre, che era una caratteristica. Lei diceva che non è Io non sono del neanche posto. io pure sono arrivato da molti anni, però chi vive qui da moltissimo ricorda che da bambino andava giù a prendere tartarughe e ce n'erano un'infinità. Tante. Ecco, poi le tartarughe sono scomparse, adesso le abbiamo reintrodotte e già stanno riproducendosi anche in maniera molto positiva, per cui tra qualche anno anche le tartarughe Diventeranno i padroni di casa della della sentina, no? sentina. Altre specie animali ce ne sono al momento, a parte le tartarughe palustri? Beh, le specie animali, diciamo, sono Sì. ritornate tutte, le dicevo, l'avifauna, quella stanziale, che diciamo era scomparsa per via della scomparsa della zona umida, è tornata. Adesso ci sono molti anatidi, anatre Sì. stanziali che hanno ripreso la situazione. Per esempio, la cosa più bella sono gli aironi, sia Belli. quelli, gli aironi guardabuoi, l'aironi generini, cioè sono ritornati e proliferano sempre di più, anzi girano pure all'interno, erano anni che non si vedevano più, e quindi questo è il segno Che che state questa facendo bene, sì. che insomma ci sono le condizioni per poter far sì che loro continuino a vivere e a proliferare. Io da grande ignorante quale sono, volevo sapere se è possibile visitarlo, visitarla la riserva. Sì, Sì. allora la riserva è possibile visitarla perché è vietato solo l'accesso con le automobili, Ah, ok, quindi a quindi piedi. ci stanno delle segnaletiche, ma noi siamo orgogliosi, tra le altre cose, per esempio, di aver a saldo nel 2015, di aver ospitato più di 3.000 bambini Presente, delle bello. scuole. Le chiedevo questo perché i bambini soprattutto, quindi anche le scuole, gli asili, insomma in età, magari non proprio quelli del primo anno, ma già quelli di 5 anni che si affacciano all'età prescolare, è carino, no? Che facciano anche una gita così giornaliera, ma anche insomma le zone limitrofe, non solo San Benedetto, parlo proprio anche delle altre province che sono qua intorno. Per far visitare i bimbi, ma anche i grandi, perché per esempio io non ci sono mai stata e mi piacerebbe venire a vederla, no? E quindi Quando vuole. le chiedevo, ci sono degli orari? Ci sono. No, cioè le visite, se uno le vuole concordare, noi abbiamo il C'è numero il di sito telefono sul anche. sito, eccetera, telefona, e per esempio se ci sono comitive noi mettiamo a disposizione pure delle guide naturalistiche che abbiamo, dietro, vabbè, il pagamento di un ticket proprio Vabbè, diciamo simbolico. simbolico. Ma se no, diciamo, la visita, ripeto, è libera. Il grande vanto che abbiamo è ricevere la visita di tutti questi scolari. Perché? Perché la riserva, oltre a una funzione fisica, geografica, come la vogliamo dire, di passaggio dell'avifauna, di sviluppo di piante che caratterizzano la zona umida, deve essere un momento di cultura, culturale, pedagogico, cioè i giovani Certo. devono sapere come funziona la natura, dove la natura è padrona di casa, quindi non nelle zone urbanizzate, negli inurbamenti, eccetera, Certo. ma anche per inculcare loro il rispetto Alla natura. della natura, Sì. perché rispetto alla natura che poi naturalmente debbono trasferire nelle realtà nelle quali vivono, quindi Soprattutto i giovani, i bimbi e esatto, gli perché scolari che noi, sono noi il futuro, per cui. esatto,
Esatto, perché noi adulti, diciamo, oramai possiamo sempre migliorare, però. Quello sì, però insomma, quello che si poteva fare si è fatto e si sta continuando a fare, ma insomma, bisognerà poi che si continui negli anni, No, sarebbe un quello, peccato. il lavoro, noi abbiamo all'interno della riserva un centro di educazione ambientale riconosciuto dalla Regione Marche, e questo centro di educazione ambientale lavora appositamente per questa cosa qui. Adesso all'interno della riserva abbiamo anche un monumento, tra virgolette, Sì, che la invito a visitare. Si chiama certo. La Torre sul Porto, è un manufatto del fine 1400, inizio 1500, che serviva per motivi di difesa, per vedere quando arrivavano invasioni dal mare, per comunicare, Sì, eccetera. Poi bello. è servito ad altre cose. Allora, annesso, poi nel tempo è diventata una casa colonica. Noi anche quello adesso l'abbiamo ripristinato esternamente Sì. nella sua originalità. A fianco abbiamo lasciato l'ex stalla, che è moderna, però adesso la stiamo ristrutturando. Il lavoro Sì. parte tra qualche giorno, perché adesso abbiamo avuto il nulla osta dalla Sovrintendenza delle Belle Arti, e facciamo un'aula per questi ragazzi. Oh, Per una cosa accoglierli, bellissima, ecco, per accoglierli, bello. perché adesso che facciamo? Adesso normalmente li andiamo a trovare in classe con le nostre guide naturalistiche e li prepariamo alla visita. Sì. Invece in questo modo, vabbè, questo possiamo continuare a farlo, però avremo un posto in cui accoglierli e fargli Fargli vedere il quadro della quello. situazione, cioè poi passare immediatamente alla visita della Esatto, riserva, esatto. quindi E in la loco. cosa più gratificante di questi anni è stata proprio registrare la passione di questi ragazzini nel verificare come funziona la natura. Meno male, speriamo che portino avanti, insomma, con la cultura che c'è, insomma, buon lavoro, l'ottimo lavoro che state facendo, perché insomma siete veramente da lode. Io quando si tratta di natura sono animalista di tutto, per cui verrò sicuramente a visitare la riserva naturale della Sentina. Io la ringrazio, Presidente Sandro Rocchetti, per essere stato con noi qui su Radio R9 e se avremo possibilità magari vuole tornare, se quando i lavori procederanno per qualche altra info, noi l'aspettiamo con piacere. Grazie a voi, quando vuole. Grazie mille, buona giornata. Buongiorno.